E quindi abbiamo ormai la certezza che il Palio si chiuderà con le maratone, verrà segnato con la gara di maratona maschile e femminile, si assegnano i punti singoli e a squadre. Allora, al termine della staffetta, mi raccomando, non spaccate le protezioni, entrate in strada, occhio, un po' di calma, grazie. Staffare questo nastro è difficile da fare. Atleti, prima partenza falsa, ammonizione, dalla seconda c'è la squalifica. Ma di false partenze non dovrebbero esserci. No, falla mettere qua, Fabio! Ecco, adesso fuori, grazie. Tutto a posto? Allora, San Cosmo qui, Lazaret del Tarò. Staffetta maschile. Atleti, pronti? Via! Sono partiti gli atleti. Per favore, grazie, state fuori anche di là. André, grazie. Vediamo chi arriva, chi entrerà primo dalla curva. Vedo qualcosa muoversi, probabilmente stanno arrivando gli atleti. Sì, stanno arrivando. Chi entra per primo? Thank you.
un testimone, grazie. L'ultimo testimone, se ce lo ridate, grazie. Thank you.
maschile che dà anche un'altra classifica generale con la quale ci presentiamo la maratona. L'atleta del Bel purtroppo è squalificato e quindi è quarto perché non ha finito col testimone in mano. Un applauso lo stesso però perché veramente è stato... Quarto il Bel, terzo San Cosma, secondo il Lazzaretti e primo il Town. San Cosma terzo 593, Bel secondo 598, primo è il Taron 615 punti. 17 punti, con 17 punti di distanza si presentano il Taron alle ultime due gare, ci sono ancora 40 punti a disposizione, alle ore 18 parte 18? Sì. Alle ore 18 parte la maratona che chiuderà la 25esima edizione del Palio delle Contrade. Sì. Ci vediamo dopo, grazie, grazie Francesco e Matteo che hanno montato e che adesso ci danno la mano a smontare. A dopo, per la maratona. Yeah.